e polemica tra la regione Abruzzo e la provincia di Teramo sulla rimessa in funzione ai prati di Tivo degli Obelix, detti anche paravalanghe. La regione, in una nota parlando del comprensorio sciistico Prati di Tivo e del finanziamento Masterplan per l'Abruzzo e dell'impianto di staccato artificiale Valanghe Obelix in dotazione alla provincia di Teramo, afferma che allo stato attuale i paravalanghe sono ancora parcheggiati e sembra che la provincia che ne è proprietaria non abbia avviato i lavori relativi. Dal canto suo il presidente dell'ente di Via Milli, Camillo D'Angelo, è intervenuto dichiarando che la competenza dei versanti, quindi della difesa delle valanghe come dei versanti, è una competenza comunale e regionale. La provincia non ha alcuna competenza, è stato solo soggetto attuatore per la realizzazione degli Obelix, quindi ha ricevuto un finanziamento regionale, ha eseguito, quindi svolto gli appalti, le procedure di affidamento, ha realizzato l'opera, ma alla fine della realizzazione dell'opera nessuno è stato indicato come gestore. Poteva esserlo la regione, poteva esserlo il comune, non può essere la provincia per mancanza di competenze, o può essere anche un soggetto diverso ma indicato dal comune o dalla regione. Quindi noi abbiamo realizzato quest'opera, realizzato gli Obelix, qualcuno è stato oggetto anche di danneggiamento prontamente riparato a spese della provincia, abbiamo fatto sia nel verbale redatto con la regione sia una nota nella quale ci siamo detti pronti a voler riposizionare gli Obelix dietro semplice richiesta, quindi il nostro ruolo è completamente svolto. Quindi comunque la provincia di Teramo chiede intervenite immediatamente, altrimenti c'è il rischio concreto che possa saltare ancora una volta la stagione? No, la provincia di Teramo fa una richiesta precisa, vuole sapere chi è il proprietario e gestore degli Obelix. Vuole averlo indicato in forma scritta, quindi per iscritto noi vogliamo conoscere a chi consegnare gli Obelix, sia al comune o alla regione, ma vogliamo saperlo per iscritto e possiamo consegnare gli Obelix perfettamente funzionanti in un tempo breve, breve significa qualche giorno, appena dopo l'indicazione di questo gestore, che non può, ripeto, essere per legge la provincia di Teramo. Quindi la riapertura degli impianti e della stazione di risalita non può saltare e non deve saltare se la Regione si prende la responsabilità di dire alla provincia, come previsto dalla legge, chi è il gestore di questi impianti. Proprio semplice.